Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata 2021 di Passione Surf Casting. Siamo ad Eraclea Minoa, abbiamo fatto un video tanti anni fa, se ben ricordate, bellissimo, stupendo. Speriamo che oggi sia la stessa cosa. Stiamo pescando in condizioni di mare montante e spero che la giornata ci accompagna così per com'è. Ho il piacere e veramente l'onore e la gioia, dico, di presentare una persona che è entrata a far parte del nostro team, nella famiglia Trabucco, che è Marcello Messina. Buongiorno a tutti. Marcello è un ragazzo che... Scusate. Partenza sulla canna di Peppino. Minchia canna. È quella con l'anguilla. E con l'anguilla. Pescione. Pescione, ragazzi. Un bel pescione. Ragazzi, è partito sulla Cripteria. La 200, in questo caso sto utilizzando la più potente della famiglia Cripteria. Lancer 8000. Ecco, sento le testate, pensavo che era andato via. C'è ancora. C'ho dell'alga sul filo. E ragazzi, le testate le dà. Sembra sicuramente un bel pesce. È un bel pesce, ragazzi. È sempre un'emozione e c'è sempre la paura di che se ne possa andare. Dai, penso che una volta passato questo gradino. E avevo messo americano e coreano. Mi sa che è un'ora. Vai Marcello, che ci siamo quasi, Marcello. Sì. Vai che ci siamo quasi. Vai, aspetta l'onda, la esci. Vai che ci siamo quasi. Vai che ratona. Vai che ci siamo quasi. Ai Peppino! E ci siamo! Ah, bellissima! Bellissima orata! Ah, il Marcello Messina ha portato fortuna! E come? Sono agitato, ragazzi, perché stavo facendo la presentazione di Marcello e mentre guardavo la canna ho visto la partenza, ho detto no, la presentazione la continuiamo dopo. Sull'americano ho mangiato, Peppino. Che ci? In queste condizioni non speravo l'orata, sinceramente. E io pensavo fosse una spiga. Però le ha sentite le testate che erano. Eh sì. Bene, cominciamo benissimo. Marcello, scusa se ti ho interrotto con questa oratina. Va bene, non ci sono problemi. Speriamo che succeda spesso questo. Ce l'auguriamo. Vi ricordo che con noi in questa puntata c'è Riccardo Miserendino e Salvo Bonaccorso, che sono alle nostre spalle, stanno pescando. Marcello Messina, 21esimo nel ranking mondiale, e tanti di quei successi che magari io li dimentico, dilli tu, non li ricordo, talmente sono tanti. Vabbè, partendo da un terzo posto classificato al campionato italiano nel 2015, poi una vittoria nel Club Azzurro, un campionato italiano a coppie vinto, 4 presenze con la nazione italiana di surf casting seniores nei vari mondiali, una presenza nella nazionale a coppia in cui abbiamo anche vinto la medaglia d'oro a squadre e un bronzo a coppie. Insomma, qualche gara che è andata abbastanza bene c'è stata, insomma, dai. Un ragazzo che promette. Comunque Marcello fa il modesto perché... Dico, io un po' di esperienza ce l'ho sulle spalle. Lui ha qualcosa in più rispetto agli altri. L'ho visto da come pesca, l'intuito, la velocità, ritornare nello stesso punto. Ha qualcosa che pochissime persone, secondo me, oggi hanno. Quella marcia in più la chiamo io. Sicuro. Ti ringrazio, Peppino. No, è così. Stiamo pescando in una situazione di mare montante. Come possiamo ben vedere dalle immagini che andranno in onda dal drone, abbiamo un primo canale, quindi una prima fascia di pesca, poi un secco e poi il mare aperto.
Marcello Messina ha già preso una spigola maculata. Sì, Marcello, dove l'hai presa e come hai pescato? Con che trave? Allora, l'ho presa con un 3x80, un innesco di cannolicchio sul lamo basso. L'ho presa... Ecco, guardate, in diretta, un bel sadaco che ha preso Riccardo Miserendino. Sempre cannolicchio? Sì, dicevo, quindi la spigoletta ha mangiato sul lamo basso, sul cannolicchio. Era stata lanciata a ridosso della secca, subito prima, a taglio tra il canale e la secca. E speriamo, insomma, di fare qualche altra cattura di belle dimensioni. Righi, hai qualcosa? Sì. Un'altra maculata. Il cannolicchio è più grande della spigoletta. Questo è segno comunque di attività. Stiamo pescando in condizioni in mare montante, in pratica. C'è stata la calata dello scirocco, adesso sta alzando il ponente, che ci dovrebbe comunque permettere di poter pescare. È stata una mangiatina sull'Impera V-Surf da 200 grammi, esatto, ancora un'altra spigoletta maculata, questa volta ha gradito l'arenicola. F32 dell'8. Ragazzi, ve la voglio far rivedere perché è stata una cosa inaspettata, ovviamente. Vedete le condizioni del mare, non stiamo mirando a orate, però a mare tutto è imprevedibile, sulla spiaggia tutto è imprevedibile. È troppo bella e voluta farla rivedere di nuovo. Adesso vi dirò con che esca e che amo soprattutto ho utilizzato e che filo. E quindi, dato che è venuta fuori questa bella inaspettata orata, vi faccio vedere con quale esca e con che tipo di calamento è stata catturata. L'esca, l'americano, che quando è di grosse dimensioni come questo possiamo fare anche due, addirittura tre pezzi. Io avevo innescato comunque un americano piccolino. L'amo, la cosa importante, meno male che ho avuto, come dire, il fiuto e il sesto senso, il cino a becco d'aquila nella numerazione 6. È un amo particolare, robusto, appunto per questi grossi grufolatori. La particolarità è il becco d'aquila storto, quindi offset, in modo che avviene una lamata si allama più facilmente. Meno male che ho usato questo, perché se avessi usato un altro amo probabilmente non so come sarebbe andata a finire. Quindi, appunto, l'intuito, chiamiamolo così. Filo, ho utilizzato il fluorocarbon FC403, che ormai è noto, è conosciutissimo. La particolarità di questo filo è che ha una tenuta al nodo il 40% in più rispetto a tutti gli altri fluorocarbon che ci sono in commercio. La particolarità è pure importante, oltre il package che si può appendere, quindi la prima confezione, ha una seconda confezione, una scatoletta in plastica, quindi fa sì che venga protetto dai raggi UV, dall'umidità, eccetera eccetera, più un elastico che ci permette di non fare grovigli. Fra l'altro c'è una fessura qui sul bordo dove noi passiamo il filo, l'elastico sulla bobina, chiudiamo e tiriamo tranquillamente il nostro filo senza fargli prendere umidità o raggi UV, eccetera eccetera. Si sto innescando un cannolicchio, anche perché dalle nostre parti non è facile reperire questa esca, che io reputo micidiale, la mia preferita in assoluto, perché comunque stiamo mirando alle spigole o qualche bel saragone, speriamo bene, e vi voglio fare vedere l'innesco, il mio innesco. Apro in questa maniera il cannolicchio
io prendo solo la lingua, la parte della lingua, la metto sul lago in questa maniera. Guardate come si muove, è fantastico veramente. Ecco qua, poi cosa faccio? Gli do 4 colpi di filo elastico in modo tale che rimanga ben saldo tra l'amo e il filo. Dopodiché ho cambiato amo perché io per l'innesco del cannolicchio non uso il becco d'aquila per intenderci, ma uso un amo Aberdeen, quindi a gambo molto lungo, in modo tale che la nostra esca si presenti ancora meglio rispetto magari a un becco d'aquila che è più corto. Abbiamo il gambo dove appunto si va a appoggiare la nostra esca. Fatto questo, lo inneschiamo come se fosse un verme. Guardate che semplice. E l'innesco è pronto. E adesso lancio. Voglio controllare la prima canna, una nuova canna, la Kambishin NGX Surf, per vedere un po' com'è l'esca, come si presenta l'esca, perché qui stiamo pescando col vivo. Sto usando un'anguilla viva, difficilissima da reperire, mirato ovviamente solo ed esclusivamente alla cattura di qualche bello spigolone. È piantata perché il piombo a palla si insabbia, sperando che si libera. Ci sarà uno scalino importante perché si pianta totalmente la palla. Come vi avevo detto, sto utilizzando un'anguilletta e guardate, sta in pesca perfettamente. Guardate un po', è vivissima. Kambishin è una nuova canna di casa Trabucco, fa parte dei nostri appunto top di gamma. Una canna ideata sia per la pesca classica, ma soprattutto per la pesca naghe, Japa style, tant'è vero che ha due vette. Una con una vetta hybrid tip, quindi con un vettino in carbonio pieno innestato su un sottovetta tubolare, e una vetta che è un po' più corta di quella ibrida, da 4,05. Entriamo nei dettagli della canna. La canna è realizzata col nuovo carbonio CXN, Twist Free AX Joint. Vi ricordo sempre cos'è il Twist Free. Il Twist Free è una lavorazione del carbonio che va a contrastare quelle che sono le torsioni del carbonio stesso. Quindi in pratica non abbiamo più torsioni. Abbiamo una canna molto più rapida e più precisa in fase di lancio. L'X Joint lo conosciamo tutti, però è sempre meglio rinfrescare le idee. È un'altra lavorazione del carbonio fatta a 45 gradi sui giunti, quindi sul pedone e sul secondo elemento dove poi va a innestare la vetta, che permette di eliminare quella frase che ogni tanto si sente dire, i punti morti. In questo caso non avviene più perché abbiamo una piega omogenea anche su queste zone. La tecnica naghe è una tecnica che si sta diffondendo a macchia d'olio, si pratica soprattutto col trecciato. Non è il caso di farlo in queste condizioni, almeno per quanto mi riguarda, preferisco farla con mare piatto. Quindi con una canna ne abbiamo due. Andiamo agli accessori. Gli anelli Six Guide, quindi pietra in silicio, per poter pescare sia con nylon molto sottili, ma soprattutto con i trecciati. Trattamento PVD, un trattamento chimico contro la salsedine. Importantissimo, l'anello è a profilo K, quindi non possiamo mai, vediamo se riesco a farvelo vedere perché ho la lenza in tiro. Comunque se noi cerchiamo di, vedete? Slitta. Il profilo K serve a questo, a non fare aggrovigliare il filo sull'anello. L'anello, tutti gli anelli sono montati su una legatura, quindi abbiamo una base dove c'è una legatura
Dopodiché l'anello poggia su questa legatura e c'è un'ulteriore legatura addosso. Quindi con questa doppia legatura noi proteggiamo sia la canna stessa, perché l'anello non poggia sul carbonio, e evitiamo le famose fastidiose infiltrazioni che poi corrodono la legatura e la lente. La canna ha un'altra lavorazione del carbonio importante, questa che si chiama Slick Surface. È una lavorazione fatta su tutta la canna, dove in pratica tutto scivola via. L'acqua scivola, non si attacca, quindi evita in certe situazioni appunto di far attaccare il filo sulla canna. La placca è a slitta Fuji NS7, quindi per poter montare un piede sopra le dimensioni, taglia 7, quindi una tra le più grandi, in acciaio inox, quindi non si corrode. Un'impugnatura in eva con un pomello in gomma che ci dà una sicurezza assoluta come presa in fase di lancio. La canna è realizzata in un'unica potenza, quindi 200 grammi, due vette. Quindi con una canna è come se in sintesi ne abbiamo due, una per la pesca classica e una per la pesca Nage Japa Style. Con l'americano? Sì. Hai visto, l'americano sta funzionando, o è arenicola? No, questo è americano, sopra arenicola e due di sotto americano, una mormorotta. Una mormorotta, perché qui siamo abituati a mormorare un po' più grandi. Nonostante l'acqua non è particolarmente torbida, infatti, è un po' velata, però comunque qualcuna è scesa. Chi l'ha presa? Lui. Ve l'ho detto, ha sempre qualcosa in più. Abbiamo abbinato alla Kamshin NGX Surf il nuovo Lancer LTX 8000, nella versione appunto 8000, quello che state vedendo, ma anche il 6005. Il corpo e il rotore sono in fibra di carbonio. Il mulinello uscirà con due bobine, quindi avrà la sua bobina più una bobina di scorta. Ma la cosa importantissima è che la meccanica è migliorata tantissimo, perché ve lo spiego subito. La manovella, come il 6005, adesso si avvita sulla ruota di comando anche sull'8000. Cosa significa questo? Significa che in termini di potenza, in termini di, come dire, meccanica, chiaramente il mulinello migliora tantissimo, perché non abbiamo più nessuna vibrazione e la potenza è trasmessa diretta, perché appunto avvita direttamente sulla ruota di comando. I cuscinetti sono sempre 7, 6 più 1 a rulli, tutti in acciaio inox a doppia schermatura. L'archetto ha sempre il sistema di apertura e chiusura che avviene manuale, quindi in fase di lancio, in fase di chiusura, non abbiamo il problema che il mulinello si possa chiudere l'archetto, quindi perdendo il nostro trave o addirittura spezzando pure la canna. Quindi dobbiamo chiuderlo manualmente. Questo ci assicura appunto che in fase di lancio l'archetto non si possa mai chiudere. LTX 8000. Vai Riccardo, ecco Riccardo alle prese con un bel pesce. Vediamo un po'. Sta andando laterale, sembra una spigola, può essere. Bello, dai. Bella, bella. Ombrina! Ombrina! Ombrina, che spettacolo! Bellissima! Riccardo! Bellissima ombrina! Stupenda! Ah, c'è pure una spigoletta! Ha fatto la coppiola! Oggi qui mi hanno fatto tutti i complimenti, la nazionale, le vittorie e quant'altro. Però intanto i vecchietti sono quelli che stanno facendo i pesci belli, intanto. E noi guardiamo.
Ragazzi, tanti anni fa questa spiaggia era famosa per le ombrine che erano sparite, però vedi, in determinate situazioni come in questo caso, mare montante, arrivano queste sorprese che veramente ti emozionano, vero Riccardo? Grande Riccardo. Presa col cannolicchio sulla lunga distanza è stato veramente piacevole. Voglio parlarvi di una canna che mi ha davvero stupito e della quale mi sono innamorato. Trabucco Hydrogen Evoluzione. È una canna in tre sezioni, lunga 4,20 m con un casting massimo di 250 grammi. Non lasciatevi ingannare dal suo fusto estremamente sottile e dalla sua incredibile leggerezza. Pensate, ho pesato la mia, pesa soli 440 grammi, che è davvero un peso estremamente contenuto per un attrezzo di tale potenza. Nonostante personalmente prediliga io le canne in due sezioni per i lanci stile ground, posso dirvi che è stata testata anche in ground e l'attrezzo reagisce molto bene. Ma è una canna che già con un side angolato molto potente, sebbene seguito, è in grado di farci pescare a distanze veramente importanti da riva. Tutto questo è possibile grazie all'impiego del nuovo carbonio CXN e all'ausilio di particolari tecnologie come il Twist Free e l'X-Joint, quindi dei particolari rinforzi in prossimità dei giunti che diciamo sono i punti deboli di tutte le canne in più sezioni e le fibre, un incrocio delle fibre di carbonio a 45 gradi lungo l'attrezzo. La canna è dotata di hybrid tip, quindi un vettino in carbonio pieno ultra sensibile innestato su di un sottovetta in carbonio tubolare estremamente potente. Placca slitta Fuji NS, rapida, leggera e sicura. La canna monta anelli SeaGuide con profilo K, quindi anti-groviglio, con ponte in titanio, che è garanzia di una grande resistenza contro gli agenti marini. Inoltre la pietra è in SIC, aspetto da non sottovalutare, in quanto ci consente sia di andare a pescare nelle nostre battute di surf casting, quindi con diametri abbastanza generosi, sia di impiegarla con l'ausilio di fili trecciati o con nylon di diametro veramente molto sottile, senza il minimo attrito. Mi sa che è una spigoletta maculata. Sì, infatti. Ha gradito un bel innesco di Bibi. Andiamo a slamare con cura subito e la rimettiamo in acqua. Ecco qua. Si chiude in bellezza questa prima puntata di Passione Surf Casting 2021. Come al solito il protagonista principale della puntata non prende il pesce grosso. Quindi mi auguro il prossimo episodio di non essere protagonista allora. E infatti di beccare il bel pesce. Comunque è andata veramente bene. Una bella orata, un'ombrina che non vedevo da tanto tempo. Che dire, giornata fantastica. Ringrazio Salvo Bonaccorso, Riccardo Miserendino, ovviamente Marcello Messina e io Peppino Alessi. Un saluto e a presto alle prossime puntate. Alla prossima. Alla prossima ragazzi.